Rigore. Ma cazzo, no, non è questione di maledizione, è questione di atteggiamenti, di concentrazione che a noi ci vengono a mancare in casa. Soprattutto veniamo sempre a giocare in casa dopo una bella partita esterna e probabilmente ci sentiamo, non abbiamo ancora capito che dobbiamo affrontare tutte le gare con la stessa concentrazione, attenzione, umiltà che facciamo anche fuori casa. Quindi questa è una pecca nostra caratteriale e devo lavorare su questo più che su un aspetto tattico o su altre cose. Poi chiaramente quando però non sei attento e concentrato come dovresti essere succedono poi anche gli episodi negativi, perché sinceramente il secondo gol loro era in fuorigioco netto, abbiamo sbagliato un rigore, voglio dire, tutto sommato poi la partita si poteva comunque anche rimediare. La cosa che dobbiamo capire è che a livello di atteggiamento mentale, di concentrazione, dobbiamo fare ancora un passo in avanti forte, perché altrimenti se no non riusciremo a rimanere nelle zone alte della classifica come abbiamo le possibilità per fare. Chiaro, questa è una sconfitta pesante, dura e bisogna saperla però analizzare con calma, più che sull'aspetto tecnico-tattico, sull'aspetto che ho detto prima. Il prossimo impegno a Vibo Valentia contro la Vibonese, un'altra gara difficile perché la Vibonese non naviga in buone acque, soprattutto di classifica. Ma questo è un campionato che, come ho sempre detto, non ha grosse... c'è un equilibrio molto, molto pronunciato, quindi bisogna intanto cercare di analizzare bene ancora i motivi di questa sconfitta, cercare di lavorare su quell'aspetto che ho detto prima e poi da martedì penseremo alla Vibonese.